Oggi ho sonnata e vi volevo parlare per la mia esperienza di patate e cazzoletti rossi. Aspettate che mi metto gli occhiali un attimo. Aspettate. E come vi dicevo, vi potevo parlare della mia esperienza di cazzoletti rossi. E tu che io ho fatto una parte. Però non vi posso raccontare per le anticipazioni perché non posso. L'unica cosa che posso dirvi è che c'è la moto più commovente degli anni, delle cose serie. E vabbè, ma lasciamo stare. Tu, quella mia esperienza di passate di nozzi è cominciata l'anno scorso. L'anno scorso? Sì, l'anno scorso. Da quando sono venuti i fazzoletti vicino a casa mia, e praticamente là, ve lo posso far vedere, qua, e io non vedevo l'ora che arrivavano, dicevo, quanto arrivano i fazzoletti, papà. Scusate se mi tocco i capelli, ma sono pochi da morire. E quindi dicevo così. Dopo erano venuti la mattina i fazzoletti, ragazzi. Il pomeriggio io vado e prima ricordo Giacomo Papiotti, perché dovete sapere che Giacomo è il mio preferito. Giacomo, oltre che è un grande regista, è un grande padre, è bravissimo, buonissimo. Ricordo. Vabbè, vado troppo, vedo per prima Giacomo e non faccio niente perché, vabbè, Giacomo è laureatista e lo vedevo da viva per la prima volta. Dopo ho detto a Giacomo, appunto, ho detto, posso salutare Aurora? Vabbè, Aurora è la mia preferita. E dice, va bene, andiamo nella testa di Aurora. Scusate se mi sto mettendo a piacere perché è come se facessero successo gli anni. Praticamente andiamo nella sala. Aurora, come mi vedete? Mi piace, bella, come stai? Io a quel punto mi metto a piangere perché ci vede che sto piangendo. Niente, vabbè. Vado all'intonate con la mangiare e gli danno il cotto panto fagitto. Quanto il cotto panto? Quanto è cotto fatto, io muoio, cioè io muoio perché il fatto facile è il mio preferito. E quindi quanto fatto facile e vabbè. Poi scusatemi, si è andato a fatto il naso. Poi passano i giorni, l'anno scorso i fazzoletti trovano a Fasano e io dico, beh,
chiama Faccia a Nove Termini? Buongiorno. E quindi stavo dicendo, a chiama Fazzano. Andiamo, c'è Natale, ciao, bellissimo. Oh, raga, lo vedete dalla televisione? Ma vederlo di persona è tutta una cosa, cioè, è wow. Cioè, quindi c'è Natale, ciao, vabbè, sono aspettata. E lì ho ricordato tutto, ho ricordato Camino, ho ricordato Panto, ho ricordato Denise, ho ricordato Colloe, ho ricordato Daniel, ho ricordato Aurora, ho ricordato Mico, Mico Trovato. E niente, dopo farò un video con le foto di Piazzale di Docci. Farò tutte le foto di Piazzale di Docci. Oggi farò un video, oggi ci avevo tempo. Farò un video che vi faccio vedere, anzi ve lo faccio vedere mo. Eccole. Allora, mo ve le faccio vedere una per una e vi racconto. Allora, aspetta, no, li voglio mettere di meglio perché è tanto tempo che non li vedo. Allora, questa è copanto. Poi questa è Cocolore, la mia piccolina. Chiaramente non vi dico i pazzotti perché poi faccio. Questa è con Aula di Giacomo, Giacomino, piccolino. Poi, vabbè, questa sono io, alla mia parte. Vabbè. Poi questo è io con il leone mitica. Io ho conosciuto quello che ha fatto il leone. È felice. Questo è Pronto e Mico. Poi. Questa sono io, Lorenzo è un mio amico, che non faccio il nome perché poi faccio. Ah, questa è il colore. Sempre. Poi, io e Pio. Poi, io e Daniel. Vabbè, vi faccio notare che io ho 4%.
Ah, queste pellicce. Io e Mico. Metto la mano. Vabbè. Io, Mico e le mie due amiche, che non faccio il nome perché poi faccio sempre. Io e Lorenzo, questo è quello tipo di mamma, sono io e Lorenzo. Questo è quello tipo di mamma. Ah, questa è una foto che preferisco il preferisco di più. Però preferisco tantissimo te questa. Preferisco è questa. Poi c'è un'altra foto che non vi faccio vedere perché un po' li capirete perché. Ah, sono io e un mio amico. Io e Udizia. Io e tutto l'affetti. Io, vabbè, questo si capisce dove è alzato. Io e Tani, pure qua gli ottavo piacente. Poi, io e Tinizia, questa la casa è bellissima pure senza capelli perché. Io la preferisco più con il cap con senza capelli. Poi io la Carlotta nato di amico. Felice nata foto. Poi io il nuovo colore è Pio. Io questo regalo una cosa panto e mi cota dietro. È bellissimo. Aspettate che il telefono. No. Aspettate. Dicevo, scusate, questo è colore, sempre, la mia piccolina. Poi, vabbè, questa è una copia, un copione, questo no. Poi, questo
aspetta, siamo gli ho il pranto. Parlantino. Moise, Coria, Moise, vabbè, questa è lavamo, io pranto, la mamma di Mico e la mamma di Godoe, papà, poi questa no. Perché se no vabbè, poi c'è questa. Colore. Ah, io non voglio, come si dice, farvi essere celose di questa foto. Guardate. Cammina che mi sorride, che bello, io lo amo. Io lo amo, te foto. Papà. Questa è per cammina. Poi va per questa con noi. Scusate.
per questa coppia. Con Tania e poi le bottiglie. Per questa non ve la faccio vedere. Questa è con la maizia. Poi, potete essere comunque. Acqua. Quanto stava facendo lo scemo a giocare. Poi c'è questa. Poi c'è questa, sempre. Poi c'è questa. Poi c'è questa. Che non vi dico, dove stanno perché fai. Ma ho parlato con un mio amico. Guardate. Questo è con Nicolò e gli altri. Saluto il mio amico Daniele che è molto mezzo con lui. Gli mando cosa faccio. Ciao Daniele. Gli voglio dire grazie, non so quanti cazzo gli devo dire. Continuiamo. Questo è Lollo. Per questa è pazzesca, la sua detta di Aurora, ve la faccio vedere che tanto. E questa non ve la faccio vedere perché è nuova.
Sempre io, delle mie amiche, dove? Da dove? Ah! No, questa è nuova, non ve la faccio fare vedere. Tania, adesso sto facendo un video che sto facendo vedere tutte le foto che mi sono fatta con i ragazzi di Pezzaletti. Vabbè, io e la mia amica. Io e la mia amica. Guarda che ti c'è il problema tu nel video. Poi vabbè, questa perché dai baci, questa neppure, questa neppure, oh. Questa sì, questa lì è canna, quanto, vabbè, questa no perché non è niente di importante. Ah, questa proprio no perché... no. Io ho le mie amiche. Io ho tanto, sempre. Io e Laura, io, questa è stata la prima, il primo incontro mio di Denise. Questa no. Io coccone. Io con Laura. Io con Mico. Io con Ponto. Io con Molise e con loro. Io il pigiama. Perché faccio un amico velato, solo questo vi posso dire. Io... No, no, questi tu e sono miei amici, non vi posso dire chi sono perché poi lo so, capirete. Io giocato con i miei amici e gli ho giocato, è fatto, finito. E ciao, bello che il video vi sia piaciuto. È fatto. Non ve li ho fatti vedere tutte perché poi capirete perché non ve lo dico. Ma comunque posso dire che i ragazzi per me sono unici. Cioè, chi mi tocca i ragazzi ce ne pentirà malamente. Se no che lo... sia chiaro perché io non sono una persona violenta. Niente. Niente.
E niente. Ah, vi stavo parlando di Taniade. Allora, che faccio dire di Taniade? Taniade è un amico che ho conosciuto grazie a un mio amico che gli piacevano passare i tirocci. Daniele è unico perché mi capisce, è sempre buono con me, sempre, è sempre buono, è sempre carino, è sempre gentile, è unico. Taniade è unico perché è stato l'unico ragazzo che mi abbia davvero capito. Diciamo che non è da tutti capito una persona. Non è da tutti capito una persona così. Come ha detto Nicola, se vi ricordavate, ha detto nella seconda serie, lei ha detto quando parlavano dell'universo, dicevano, ha detto Carmine che è un universo di meglio, e lei Nicola ha detto: io grazie all'universo ti ho conosciuto. E io mi dico, grazie all'universo ho conosciuto Daniele. Dani, poi fai un video, lo metti su YouTube e che parli di me. Perché io molto parlato di te. E stavo a dire, è unico Daniele perché mi capisce, mi accorta, è sempre vicino a me, mi aiuta nei momenti di difficoltà, di sommallimento, di... Il film dei fazzoletti unisce chi è lontano, chi è, come ha unito a me, a Daniele e a tanti miei amici. Qua sta piovendo. Dicevo, come ha unito a me e a tutti i miei amici. Poi, che faccio dire chi è Daniele? Daniele è la vita mia, come è i miei amici qui. Daniele. Cioè, poi vi lascio il link qui sotto. Si chiama Daniele Nannicci perché lo posso dire il cognome perché sa che lui su YouTube e pubblica i video.
Andate lì a vedere perché sono video bellissimi. Vabbè, il video è durato 35 secondi, 35 minuti. Che vi ho detto che io farò il video più lungo. Ve l'ho fatto. Niente. Mo finisco qui questo video. Basta. Vabbè. Poi farò tanti altri video. Ora vi mando un bacione. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi. Ditemi qualche cosa ne pensate dei video che ho fatto. Se volete fatemi domande sulla terza serie, io risponderò solo a quelle che posso, perché ovviamente non vi posso dire proprio tutto. Vi ho detto, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi. Io vi metto un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!